Strisce blu, arrivate anche nella piazza del Carmine a Cagliari. Un problema dei disagi, quelli che lamentano i genitori dei bambini che vanno nella scuola qua vicino. Lei è abituata a parcheggiare, quanto tempo ci mette? Io rimango più o meno una decina di minuti, quindi per noi sarà un disagio pagare il totale, diciamo così, della tariffa, perché penso che siano anche per un'ora minimo. Beh, nei fatti ci sono delle nuove tariffe che partono e soprattutto questi stalli prima erano a pagamento e non lo saranno più. Okay, quindi per noi sicuramente appunto ci sarà un disagio, glielo confermo. Lei da che zona di Cagliari arriva? Io arrivo dalla zona di Smirionis, però comunque cioè, arrivo qui solo per prendere il bambino, diciamo, da scuola. Quindi dovrebbero forse preoccuparsi anche di queste situazioni. Quindi dei genitori magari, che per pochi minuti... Esatto, magari dare la possibilità di pagare anche solo 10 minuti, per dire, una tariffa ridotta per coloro che appunto si recano a scuola. Diciamo. In generale, lei è una guidatrice, un'automobilista ovviamente, a Cagliari in generale ci sono troppe strisce blu? Secondo me sì, nella mia zona magari meno, perché ho la fortuna di parcheggiare un cortile interno, quindi non ho un grande disagio. Però alla fine sta diventando un po', insomma... diciamo che è un po' difficoltoso trovare parcheggio ormai libero. E da un punto di vista economico? Da un punto di vista economico pesa pure quello, effettivamente, perché, ripeto, minimo si deve pagare un'ora, e un'ora ogni giorno effettivamente diventa insomma un po' complicato. Anche avere, che ne so, delle monete a disposizione.